Ogni turista in vacanza registra i suoi ricordi. Ma in questo caso, le immagini sconvolgono il mondo. Capivo solo che la nave stava affondando. Avete presente il film Titanic, le scene in cui salgono sulle scialuppe? Era lo stesso, ma non facevano salire prima donne e bambini. Avevano fatto un 4-5 metri anche di più in salto libero. Immaginavo la notizia della nostra morte in un trafiletto secondario, nascosto in fondo a qualche giornale in Corea. Queste sono le voci del disastro della Costa Concordia. Perché la nave da crociera Costa Concordia in avaria nei pressi dell'isola del Giglio a causa di un problema tecnico. La nave sta imbarcando acqua. Cinque ore prima, la Costa Concordia è ancorata nel porto di Civitavecchia. Era incredibilmente enorme, gigantesca. Stavamo in cima e sembrava di essere sulla banchina, guardando in basso, su entrambe le fiancate. Non è un palazzo, quindi non è esattamente come guardare giù dal decimo piano, ma l'altezza era quella, come un palazzo di 10 piani. Era enorme e meravigliosa, grandiosa e luccicante. A bordo c'era tutto quello che serviva, tutto quello che potevi sognare. La Concordia parte con a bordo 1023 membri dell'equipaggio e 3.208 passeggeri. Vivevo quella che tutti considerano una vita da sogno, andando in crociera in giro per il mondo. È quello che tutti dicono sempre di voler fare. Avevamo deciso di andare in vacanza, in crociera, per rimetterci insieme, perché ci eravamo lasciati più o meno 11 mesi fa. Ci eravamo separati e la situazione era un po' tesa. Ho pensato che dopo tanto tempo passato a fare tutto per gli altri, avessimo bisogno di un po' di tempo solo per noi. Pensavo che la nostra luna di miele sarebbe stata tranquilla e confortevole. Ero emozionata come un bambino. Senti il sole come picchia. Per me era proprio un sogno, una cosa stupenda. Mi sono innamorata della nave. Se io fai fotografie dappertutto, ho detto niente, questo domani mattina mi alzo prestissimo, tu dormi, io vado a fare le altre foto. Io non amo le navi. È stata lei a trascinarmi in questa crociera. Diceva che il Mediterraneo è un mare molto tranquillo. Questa è la storia della Costa Concordia, raccontata dalla gente che era a bordo. Vi ringraziamo per aver scelto la Costa Concordia per la vostra vacanza sul mare e confidiamo che la nostra ospitalità, la nostra amicizia e l'accogliente atmosfera di bordo contribuiranno a trasformare il vostro soggiorno in un'esperienza indimenticabile. Yeah.
Il comandante mi ha chiamato e invitato ad andare a vedere questo passaggio dell'isola del Giglio. Era una serata meravigliosa, il mare molto calmo e tutto sembrava un passaggio normale, regolare. Effettivamente eravamo un po' troppo vicini alla costa, no? La Costa Concordia entra in acque poco profonde. Ho sentito un colpo. La nave aveva urtato qualcosa. La nave ha iniziato a inclinarsi sul lato sinistro. Noi siamo stati buttati giù dalle sedie e un secondo dopo tutte le luci si sono spente. Si è sentito boom 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 boom. Ho guardato Tracy e le ho detto: secondo me ci siamo incagliati. Lei mi ha guardato e ha detto: no. A 300 metri dalla riva, la Concordia colpisce uno scoglio che apre una falla di 50 metri sullo scafo. Una cosa del genere io non me lo sarei mai immaginato, mai in vita mia. Eppure sono 37 anni che sono per il mare. Ladies and gentlemen, I speak on behalf of the captain, your attention please. We have experienced an electrical fault with one of the generators, but the situation is under control and our technicians are aiming to rectify the situation at this time. So please remain calm and we'll keep you informed as we have more news to inform you. Thank you for your attention. Ah, di corsa andiamo in camera, mentre che arriviamo all'ottavo piano a piedi, con l'ansia. E si trova la stanza perché no, quel 3848834, ma come te lo ricordi? Sai, l'agitazione è tanta. Signore, sulla destra, per favore. Tivemos un problema nos nossos geradores elétricos. A situação está sob controle. Pedimos a calma e assim que tivermos. Ok, este é nosso quarto, depois de haver presenciado um huracán, não sei o que era. E io la prima cosa che mi è venuta in mente ovviamente è di andare giù al ponte zero e di recarmi sul punto dove più o meno la nave aveva battuto per rendermi conto all'incirca del danno che aveva fatto. Ho incontrato nel frattempo anche il direttore di macchina e il secondo direttore di macchina che mi hanno detto che la cosa era abbastanza grave e incominciava l'acqua a salire con una certa frequenza. Abbiamo ricevuto il segnale di una falla, ovvero due suoni brevi seguiti da toni alternati. Così siamo tornati alle nostre cabine e siamo rimasti lì un po'. Parlando con la gente sembrava che si sarebbe risolto tutto presto. Avrebbero tappato la falla e la nave avrebbe ripreso l'assetto. A primo acchito pensavamo che fossero solo due locali allagati. E proprio per legge compartimentale, per legge di ricostruzione della nave, avendo due locali allagati, la nave doveva rimanere in assetto di navigazione, come se niente fosse stato. Però probabilmente, evidentemente, non è stato così. La nave si sta inclinando. Un pochito inclinato, no? A ver, camina. A bordo dilaga la confusione. ¿Hablas español? No, señor, un poquito, señor. ¿Tú por qué andas con salvavidas si todo está bien? Con l'equipaggio era tranquillo, rimettevano tutto a posto. Poi, boom, di nuovo al buio. Bene,
È piegata, vero? Il passeggero ovviamente voleva sapere molto di più di quello che veramente sapevamo anche noi, perché eravamo tutti insieme, eravamo, come si suol dire, tutti sulla stessa nave, tutti sulla stessa barca. Non avevano detto abbandonate la nave. Abbiamo fatto un annuncio a nome del nostro comandante. Vi chiediamo gentilmente di tornare alla vostra cabina o se desiderate essere in giro con il salone. Perché noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo elettrico, del problema elettrico del generatore, tutto sarà calmo. I passeggeri non ci credono. Niente voi, adesso è ritornata la luce, la barca è piegata leggermente verso destra, che cavolo ne so, io finta da niente a nessuno, telefonato a voi, da una volta sapevate qualcosa. La Concordia vira verso l'isola del Giglio. L'inclinazione aumentava e noi continuavamo ad alzarci sull'acqua. Lo leggevi sulle facce di tutti. La preoccupazione stava salendo. La nave si incaglia su un fondale basso. Il suo destino è segnato. I pavimenti erano inclinati e non riuscivamo più a camminare. Sentivamo la nave piegarsi sempre più. Abbiamo capito tutti che eravamo nei guai quando la nave si è inclinata a babordo e era evidente. La sentivi che si piegava sempre di più. E ho pensato, ecco, se non scendiamo subito ci ritroviamo tutti a mollo. Ho detto a mia figlia, se la nave ha davvero un problema e affonda, tu non puoi camminare. E io ho 72 anni. Non avremmo grandi possibilità di farcela. La Concordia è pericolosamente instabile. Ed è partito l'allarme. Piu, piu, piu. Non conosce. No, io sono un ospite, diciamo. Hanno iniziato a preparare le scialuppe e tutti si sono messi a correre verso gli imbarchi. È allora che è iniziata la baraonda. Tutti hanno cominciato a correre e a spintonare. Uomini che spingevano via donne, donne incinte, bambini. Ero inorridito da quello che stava succedendo. Sentivo solo l'adrenalina, le scariche di adrenalina. Il cuore batteva all'impazzata, non mi era mai capitato di provare quel panico. Ma poi c'è stata quella scarica di adrenalina. Non lo dimenticherò mai. Eravamo al terzo livello e stavamo scendendo verso il secondo, ma qualcuno urlava, no, tutti verso il livello 4. E proprio in quel momento ho notato l'acqua. L'acqua che scendeva sul tappeto al quarto piano. Ho toccato il tappeto col piede e ho detto a mio marito, guarda, il pavimento si sta allagando. Ho sentito qualcuno entrare nella nostra cabina e dirci qualcosa. Doveva essere un membro dell'equipaggio, visto che aveva la chiave della cabina e parlava direttamente a noi. Credo ci abbia detto in inglese di abbandonare la nave, ma noi eravamo ancora addormentati. In più, ripeto, parlava in inglese e non capivo una parola di cosa dicesse. Probabilmente è per questo motivo che ci siamo subito riaddormentati tutti e due. Ci hanno detto di scendere al ponte numero 4, quindi al quarto piano, mentre noi eravamo all'11°. Quindi ho detto a mia figlia, ti faccio uscire dalla cabina e in corridoio ti metto sulla sedia a rotelle. Ma non so come faremo a scendere, non c'è l'ascensore.
Non potevo scendere le scale con il deambulatore ed eravamo al buio. Ero bloccata lì. Poi è venuto uno dell'equipaggio e l'ha presa in braccio. Si è tolto il salvagente e mi ha messo sulla spalla come un sacco di patate, con il fianco qui e con la testa in giù. Ho perso il deambulatore e lui mi ha portato giù per le scale, che erano invase dalla gente. Era un fiume di persone che andavano al ponte numero 4. Calma e recarsi tutti alla Master Station, alla propria Master Station, al proprio punto di riunione al ponte 4. A 50 metri dalla riva, la nave inizia ad affondare. Qualcuno solamente per le scale urlava in inglese abandon ship, C'erano bambini che piangevano, signore che svenivano tra le braccia dei mariti. Tutti erano totalmente in preda al panico. La gente si chiedeva perché non ci facessero muovere, perché l'equipaggio non ci permettesse di scendere. Tutti cercavamo di capire come uscire da questa situazione. Qualcuno pensava già a tuffarsi in acqua. Si vedevano bene gli scogli della riva. Erano sempre davanti a noi. Per questo gli ho impedito di saltare in acqua. Non sapevamo quanto fosse basso il fondale. Se fossimo caduti sugli scogli, saremmo morti all'istante. Non hanno calato la scialuppa per altri 10 minuti. Quindi sono rimasto nella scialuppa a girare il video per forse 10-15 minuti. Eravamo lì seduti e vedevamo la gente arrivare e pregare quasi in ginocchio di essere accolta a bordo. Dicevano: sono solo io, sono solo. Vi prego, fatemi salire. Mi sembrava di stare allo zoo, oppure sulla spiaggia. Sai quando ci sono i gabbiani? Tu gli lanci un pezzo di pane e tutti ci si lanciano sopra. Ecco cos'era la scialuppa per quella gente. Era cibo. Tutti correvano e spingevano come pazzi. Basta che ci giriamo sotto sopra! Ci mobiliamo! Basta! 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 Poi finalmente hanno iniziato a calare la scialuppa. Ma probabilmente i verricelli non erano stati usati da tanto, quindi il meccanismo sembrava arrugginito e si è bloccato immediatamente. Così la scialuppa non scorreva sulle guide e loro cercavano di sbloccarla, ma non funzionava. Non muoversi! Non si muove nessuno! Poi siamo riusciti ad allontanarci dal fianco della nave e abbiamo iniziato a scendere. Scendevamo piano. Molto piano. E poi all'improvviso siamo scesi bruscamente. Boom! La scialuppa che era scesa prima era direttamente sotto di noi. E quando abbiamo iniziato a scendere, abbiamo toccato il loro tetto. Naturalmente loro gridavano: fermi, fermatevi subito! E abbiamo sentito il rumore del fondo della nostra barca che toccava la loro. Ma siamo riusciti a fermarci in tempo. Loro sono riusciti a partire, quindi noi abbiamo ripreso a scendere. Ed è stato allora che abbiamo toccato la fiancata e abbiamo incominciato a inclinarci. Mi sono sentita morire. Cosa ci stava succedendo? Saremmo caduti tutti in acqua. Okay.
Dovevamo scendere di un piano e correvamo per le scale perché le scialuppe erano partite e sarebbero dovute tornare a prendere altre persone dal nostro lato della nave. La nave continua ad inclinarsi e il livello dell'acqua a bordo sale. Non facevo altro che cercare di fare un po' di spola da una parte all'altra, cercando di prendere proprio fisicamente i passeggeri, frenandoli e cercarli di accompagnare fino alle scale, che poi bastava che scendessero le scale e erano giù al ponte 3. I primi naufraghi arrivano sull'isola del Giglio, mentre a pochi metri dalla riva la Concordia continua ad affondare. Era inclinata di almeno 55, forse 60 gradi a quel punto. C'erano membri dell'equipaggio su entrambi i lati del passaggio che ci aiutavano a stare in piedi. Il passaggio in cui eravamo era quello del livello 3 ed era praticamente sott'acqua, almeno per metà. Siamo arrivati al punto in cui non c'erano più scialuppe e la nave continuava a piegarsi. Continuava ad inclinarsi e a assestarsi, quindi dovevamo sbrigarci. Io sono tornato indietro per vedere se fosse rimasto qualcuno. Ho guardato a sinistra e non ho visto nessuno, poi a destra e ho visto una scialuppa bloccata sul ponte 3 con della gente che si sbracciava per scendere. Vedevi dietro di te i bambini, le donne, gli anziani che fuoriuscivano dalle finestre laterali della scialuppa e sotto avevano il mare, cosa che se non riuscivano a tenersi con forza sarebbero cadute di sotto. Ho messo una mano sul bordo della scialuppa e una sul fianco della nave e hanno iniziato a uscire uno alla volta, mettendo prima un piede sulle mie spalle e poi aggrappandosi su di me per scendere. Mentre gli isolani aiutano i naufraghi, il vice sindaco del Giglio si reca sulla nave per agevolare l'evacuazione. Sono salito a quella scala di corda che era a prua della nave, sul lato di dritta. E la prima cosa che mi sono messo a cercare era un ufficiale. Un ufficiale di collegamento che mi potesse dire come stavano le cose. E visto la mia impossibilità di collegarmi con qualcuno, a quel punto mi sono messo a aiutare la gente che aveva bisogno per scendere. Siamo tutti saliti di sopra e ci siamo allineati sul bordo, da dove potevamo tuffarci direttamente in acqua. Saremmo stati un'ottantina, tutti aggrappati a quella ringhiera, ed eravamo a un paio di metri dall'acqua. Si trattava di saltare o di aspettare che fosse l'acqua a raggiungerci. Mi sono tuffata con i piedi avanti e ho visto delle luci, 50 o 60 metri davanti a me. 50-60 metri.
Dopo aver nuotato per 10 o 15 metri, mi sono girata perché ho sentito un rumore metallico. Era chiaro che la nave stava affondando sempre più rapidamente. E lì la barca si è inclinata notevolmente. È questa? Guarda dov'è? Eccola qui. È affondata! C'è stata questa fuga degli ultimi che stavano entrando come dei ragnetti per riprendere il loro posto sulla parete che si stava inclinando e non andare giù per questa porta che passava all'altro ponte. Non hai il senso che la barca si inclina, non capisci che cosa sta succedendo. E il senso di non poter camminare, quello me lo ricordo bene. Hai questa sensazione del mondo che ti gira, no? Vai a appoggiarti con la schiena su quella che diventerà il tuo pavimento, poi. I novelli sposi G. Duke e Ye Jin sono ancora nella loro cabina. Il suono che ricordo più chiaramente non sono le grida della gente, ma il lamento della nave, mentre si inclinava verso l'acqua. Sembrava quasi che stesse singhiozzando. Ci siamo svegliati solo quando la nave si è inclinata in modo sensibile. A quel punto non riuscivo ancora ad immaginare che la nave stesse affondando, anche se buona parte dei passeggeri erano già andati via. Abbiamo scavalcato la ringhiera e abbiamo iniziato a scendere lungo il fianco della nave. È una strana sensazione. A un certo punto realizzi che stai camminando sullo scafo perché la nave si è ormai piegata a 90 gradi. Quindi abbiamo camminato verso quella scala di corda che era a 20-30 metri da noi. Ho fatto prima scendere mia moglie e l'ho seguita immediatamente. È riuscita a saltare a bordo di una barca della guardia costiera che ci aveva visto e che era venuta a raccoglierci. Charlie 02 avanti dalla resina Mike Alpha. Cominciando giù, Sto venendo giù. Io sono rimasto sulla scala fino a quando non mi hanno recuperato una decina di minuti dopo. La paratia della nave era proprio all'esterno, era pericoloso per scendere, era scivolosa e c'era un'unica scala di corda per poter scendere. Saranno state almeno 500 persone e farle defluire tutte su un'unica scaletta senza creare il panico, perché quando si camminava sulle lindiere un giovane atletico con un minuto passava subito sulla paratia della nave, ma c'erano certi vecchi che abbiamo messo anche un quarto d'ora per fargli fare un metro. Linea 02 avanti dalla resina Mike Alpha. Cominciamo giù, Sto venendo giù. Più di 3.900 persone sono ora al sicuro. A quel punto abbiamo capito che eravamo in pericolo e siamo usciti di corsa. Ma il pavimento del corridoio era così inclinato che sembrava dovessimo camminare sul muro. Ma avevamo paura che il muro potesse crollarci sotto i piedi, così siamo passati nel punto in cui si incontrano il muro e il pavimento. E in quel modo siamo riusciti ad arrivare alla fine del corridoio. Purtroppo anche la base delle scale era inclinata. E non riuscivamo a camminare senza scivolare e cadere. Alla fine abbiamo capito che le nostre vie di fuga da entrambi i lati del corridoio erano bloccate. La nave è inclinata di oltre 80 gradi. Guardo verso prua e vedo che c'è ancora un piccolo gruppettino di passeggeri. Cosa faccio? Cerco di andare da loro, però si scivolava un po'. Mi conveniva ormai salire sulle paratie, che ormai era diventato pavimento da tanto che la nave era rimasta inclinata.
Ho messo il piede sulla prima porta, ho visto che ci potevo salire sopra senza problemi. Anche le altre, secondo me, dovevano essere la stessa cosa. Invece poi mi ha fatto la botola, che mi si è aperta sotto i piedi, e mi sono trovato a fare questo salto nel buio senza neanche rendermene conto. Pare che avrò fatto un 4-5 metri anche di più in salto libero, ho anche perso la conoscenza. Se la nave si fosse inclinata ulteriormente e l'acqua avesse invaso tutto il corridoio, saremmo morti annegati. Così abbiamo deciso di controllare il livello dell'acqua. Ho strisciato lungo il corridoio fino alle scale. Sul pavimento del corridoio ho trovato un rossetto e l'ho raccolto. Poi l'ho fatto cadere lungo le scale. Il rumore dell'acqua è arrivato prima di quanto mi aspettassi. Abbiamo capito che l'acqua era ormai a 10 metri da dove ci trovavamo noi e continuava a salire. A quel punto sono rimasto completamente paralizzato dalla paura. Forse per la prima volta ho realizzato che avremmo davvero potuto morire. Quando poi mi sono svegliato, mi sono trovato immerso nell'acqua totalmente. Ho visto che avevo la gamba sinistra fratturata. Subito non sono riuscito a capire dove ero. Poi mi sono reso conto che era il ristorante Milano. Ho cercato di portarmi in una posizione un po' più asciutta. Il problema era proprio il camminare, che era molto difficile. Però sono riuscito a conquistare una gamba di tavolo e con enormi sforzi mi si sono messo a cavalcioni. E praticamente ho passato la notte lì così, con le gambe in acqua. I vigili del fuoco prendono il comando dell'operazione di salvataggio. Era la prima volta in assoluto che vedevo una nave in quella posizione e l'impressione è stata quella che ho avuto una volta a cui ho assistito allo spiaggiamento di una balena. E quindi immediatamente uno inizia a proiettarsi mentalmente un film di quello che potrebbe essere il suo ingresso sullo scenario dell'incidente. Abbiamo iniziato a ipotizzare quale potesse essere la linea di allagamento all'interno dei vari piani, anche per capire da dove entrare e come potersi spostare. I colleghi all'interno ci hanno immediatamente fatto presente le difficoltà fisiche di avanzare all'interno di una nave che era costruita per avere tutt'altro assetto. I 3 chilometri di corridoi della Concordia sono ora un mortale percorso ad ostacoli. Poi, con la luce del sole, ho cambiato 3 o 4 posizioni con una fatica dall'altro mondo. Sono riuscito, avevo anche un po' di fame, a prendere un panino che ho trovato lì, ma era una cosa indecente. E fortunatamente ho recuperato un paio di lattine di soft drink che galleggiavano nell'acqua. Nel frattempo io cercavo sempre di tenere anche d'occhio il livello dell'acqua per vedere che mossa poteva fare la nave, se si immergeva di più, se si muoveva. Perché io ho sempre pensato, finché la nave non fa movimenti strani o bruschi, prima o poi qualcuno mi tirerà fuori di qua.
Abbiamo incontrato all'interno corridoi che erano diventati pozzi completamente allagati, porte che mettevano in comunicazione con i locali che erano diventate delle trappole aperte sotto i piedi, ma si andava creando una situazione veramente pesante per i colleghi all'interno. Immaginavo la notizia della nostra morte in un trafiletto secondario, due righe nascoste in fondo a qualche giornale in Corea. Pensavo a questo tipo di cose. Pensavo, per esempio, a quanto sarebbe stato terribile, insopportabile per i miei genitori sapere che la loro figlia era morta, dopo tutti i pesanti sacrifici che avevano fatto per crescerla. La squadra che è salita a bordo aveva il compito di addentrarsi all'interno della nave per i corridoi, chiamando in attesa di ricevere eventuali risposte o segnali o rumori che potessero arrivare da eventuali superstiti ancora imprigionati a bordo della nave. Per un tempo lunghissimo non abbiamo sentito nulla. Poi, all'improvviso, abbiamo sentito il rumore di qualcuno che bussava. Abbiamo risposto bussando a nostra volta. Loro ci hanno fatto un altro segnale e noi abbiamo risposto ancora. Intorno alle 21:30 il collega che era a bordo mi ha comunicato di aver percepito qualcosa. Mi dice: probabilmente c'è qualcuno, abbiamo sentito qualcosa. Io ho attivato immediatamente tutte le risorse che avevamo a terra in quel momento, gommoni, la motonave, e ci siamo diretti subito sulla Concordia. A un tratto abbiamo sentito delle voci, insieme al bussare. I soccorritori erano stranieri e parlavano in una lingua che non conoscevamo. Ma il solo fatto di risentire voci umane mi ha fatto saltare il cuore in petto. Solo quando ho sentito quelle voci, ho avuto la sicurezza che saremmo sopravvissuti. Sono stati tratti in salvo nella notte due turisti coreani di 29 anni rimasti intrappolati sulla nave da crociera. Sono arrivati a bordo bagnati, infreddoliti, soprattutto impauriti, erano terrorizzati. Li abbiamo coperti, abbiamo cercato di proteggerli perché avevano i primi sintomi di ipotermia e ci siamo diretti subito a porto. E a quel punto... ero iniziato a piangere. Ho dormito pochissimo perché il freddo mi attanagliava terribilmente. A me mi confortavano molto, specialmente di notte, le luci dei mezzi di soccorso che giravano intorno alla nave. Pensavo che prima o poi qualcuno mi avesse sentito. La nave, rovesciandosi, aveva formato un percorso a greca, dove le pareti erano diventati i pavimenti e viceversa, e tutte le parti basse erano allagate. Ci siamo immersi in acqua per attraversare le parti basse di questo percorso.
ho captato alcuni rumori vicini e ho deciso di urlare, insomma. Infatti dopo circa, verso le 3:30 circa, un vigile del fuoco riesce a interloquire con me e mi dice se lo vedevo, e lui aveva un flash e ci ho detto sì sì, guardi, la vedo, abbiamo capito dove sei e ti verremo a prendere. E dopodiché non c'è stato più nessun contatto con questo signore qui. Abbiamo dovuto superare alcuni punti dove, per esempio, c'erano dei carrelli in bilico su porte aperte sopra la nostra testa, e abbiamo valutato il rischio e abbiamo deciso, proprio perché c'era una persona da salvare, di correre questo rischio. Dopo circa 40-45 minuti, in tre siamo riusciti a raggiungere l'infortunato. Alle circa 8:30-9 di mattina ho sentito i primi rumori dei primi soccorritori che venivano a prendermi, e infatti finalmente ho abbracciato il mio soccorritore, insomma, che con la barella e una specie di salsicciotto gonfiabile mi ha immobilizzato la gamba e mi ha immobilizzato me stesso su questa barella e poi mi ha portato via. Dopo 36 ore di solitudine, di freddo e di scuro, sicuramente si è visto in salvo. Noi sapevamo che non era così, però. Iniziava la parte difficile del salvataggio, perché c'era da ripetere all'inverso il percorso fatto con difficoltà da noi, e bisognava trarlo fuori dall'acqua, tenerlo fuori dall'acqua, perché sennò sarebbe sicuramente morto per ipotermia. E questo era il nostro obiettivo, trasportarlo senza bagnarlo. Mi immobilizzano, mi mettono in questa barella e mi dicono: guarda, tra un'ora sei fuori di qua. Hanno fatto uno sforzo veramente immane per tirarmi fuori in questi meandri di questa nave, purtroppo ormai messa a 90 gradi, insomma, messa, siamo KO. Durante tutto il tragitto non ha emesso un grido di dolore, questo veramente ci ha dato grande energia, però noi ci rendevamo ben conto invece della gravità. Allora, quelle 3 ore l'ho vissute come un viaggio non so dove. Sentire che piano piano uno ritorna alla vita è veramente come rinascere un'altra volta.